che ha condizionato moltissimo le azioni del nostro pugile, soprattutto nella prima parte del combattimento, che equivale della ripresa, che equivale come alla parte finale. Intanto abbiamo visto inquadrato Mario Guerrini, rimesso in corsa autorevolmente dal presidente del CONI Mario Pescante, in corsa per la presidenza della FPI, assieme all'attuale vicepresidente, l'avvocato Gianni Ghisolia, per cui una corsa a due per decidere della testa della nostra federazione. E siamo... Sì. La novità è, il... sì. È strano, ma è il nuovo. E siamo alla quarta ripresa. È la quarta ripresa. Si pronuncia anche questa è una ripresa durissima, una ripresa accanita, perché... Parte, sì, parte subito, infatti Murray non sembra aver ulteriori problemi dal taglio, l'arcata, no, è un taglio laterale, una parte dell'occhio sinistro, destro, sinistro incontro di Duran. Questo era di... Affermato sul nasce l'azione dell'avversario, Alessandro. Sul pantone sinistro di Murray, a vuoto questa volta rientra Alessandro. Solo parzialmente però perché ha trovato la schiena dell'avversario. Spinta di Murray. No! No, devo dire che l'arbitro qui è in errore. Non c'è stato un colpo, ma soltanto una spinta. Ma è quantomeno singolare la decisione dell'arbitro Orlando. Speriamo che i giudici... giudichino. Peraltro è un conteggio. Sì, è un conteggio, ma è il giudice che determina poi nel suo cartellino il valore o meno del conteggio. Ma una decisione che non ci sentiamo di condividere, quella dell'arbitro Orlando. Poi intanto buona reazione di Alessandro, poi il regista Tomassetti ci riproporrà questa situazione per meglio decifrare quanto accaduto. E non vorremmo che però la circostanza facesse aumentare i giri di Murray, i giri morali ovviamente. Un riscontro sicuramente favorevole al sudafricano, che peraltro non ha dato la sensazione, perlomeno non ci è sembrato che avesse colpito in maniera tale da mettere al tappeto il nostro pugile. Siamo sempre a quarta ripresa a vuoto, ancora Murray. Però Alessandro doveva rientrare. Non l'ha fatto, evidentemente. Ecco, adesso l'ha fatto, sì. Non è la distanza giusta, evidentemente. Non vorremmo, bravo Alessandro, non vorremmo che questa decisione dell'arbitro Orlando ne abbia, abbia destato perplessità nel suo morale. Ottimi sinistri di Alessandro Assegno. È a vuoto, Mara, intanto stia ancora pensando come mai mi ha contato questo, non vorrei. Testata di Murray. Siamo verso la parte finale, ecco, viene richiamato dall'arbitro Orlando. Un richiamo lo dovrebbe fare già, a questo punto. Già, terza volta viene richiamato, sì. Verbalmente. Siamo nella parte finale, dicevamo, di questa quarta ripresa a vuoto, Murray. Ultimi 10 secondi. E vediamo. Sinistro di Murray, sì. E termina. Una quarta ripresa in favore del sudafricano. Sì, al di là del conteggio. E a questo punto chiedo cortesemente al regista Tomassetti, vediamo il supervisore Gill, si sta affacciando verso l'arbitro, lo chiama forse, sì. E che qui non c'è colpo, ecco, si vede chiaramente, vediamo il primo. Non c'è stato colpo. Abbiamo a fianco il giudice Sutherland. Sì. Infatti chiaramente ha visto, ecco, grazie Tomassetti, questa immagine. Ah, una situazione che desta ancora più perplessità avendola rivista. Non sappiamo come e perché l'arbitro Orlando abbia deciso di contare Alessandro. Comunque andiamo avanti e siamo alla quinta ripresa. Bravo Alessandro, a voto di nuovo il sudafricano. Buona azione questa volta di Murray, invece
togliersi ancora prontamente dalla traiettoria di colpi dello sfidante, il nostro campione. Ora si scatena anche sotto la cintura Murray. Ci sono stati due colpi di Alessandro di strettissima misura che sono arrivati a segno. Sì, non potenti però precisi. Sì. Sanguina intanto dall'occhio sinistro Murray. Sì, una leggera ferita, sì. Prima, adesso evidentemente comincia a dare un po' di fastidio, un po' di più di fastidio. Peraltro ricordiamo che Alessandro Duran, i suoi incontri da potersi per ferita sempre. O gli ha vinti come sì, incontro certo, precedente. Certo. Molto buono in questo momento il rientro di Alessandro, un sinistro parzialmente schivato da Duran. Bravo il destro dritto di Alessandro, un diretto sull'attacco di Murray. Si è stampato in pieno volto dello sfidante. Ci sono degli scambi a centro ringo, sì. E tutti però determinati da questa energia del pugile sudafricano che cerca e vuole a tutti i costi la vittoria. Comunque Duran sta tenendo il ring in maniera sublime, direi. Buono il sinistro, poi l'abbraccio, non troppo affettuoso peraltro. Ah, io mi auguro che quel sangue sulla testa di Duran sia il sangue del volto, sì, che scaturisce dalla ferita allo zigomo sinistro di Murray. Buon investo di Alessandro. Buono. Ottima anche la schivata. Tre colpi di Alessandro a sé. Oh, carica con la testa bassa Murray. Probabilmente Orlando tuttavia parte prevenuto nel richiamare. Ah, è testata! Testata violentissima da parte di Murray. Io parte prevenuto secondo me Orlando perché non l'ha vista proprio per l'esito, sì, per l'esito dell'incontro precedente evidentemente. Testata violentissima di Murray. Ancora si abbassa oltre misura Murray. A questo punto vediamo Orlando quando deciderà di richiamare. Buona l'azione di Alessandro. Ancora il destro. Un attimo di difficoltà per Murray sul secondo destro di Alessandro. Ancora il destro. Colpo sinistro di Alessandro. Appare provato Murray. Sta facendo una bella ripresa Alessandro. Sì, Duran. Molto bella. Ancora. Ancora il destro d'incontro. No. E termina la quinta ripresa, una ripresa per Alessandro Duran. Sì. E a questo punto l'interrogativo diventa vedere fino a quando l'arbitro Orlando permetterà le scorrettezze di Murray. In questa ripresa due testate sono passate impunite. Naturalmente siamo in attesa che l'arbitro richiami il pugile sudafricano. Bel primo piano della signora Duran intanto. Sentiamo l'angolo di Duran, se riusciamo questa volta a sentire. Occupati a tirare il volto di Alessandro. Sì, comunque fortunatamente non vi sono, c'è una scoriazione forse al capo di sinistra, ma il sopracciglio pieno. Mi ha confortato questa quarta ripresa, quinta sì, che Alessandro ha riportato ai limiti della velocità precedente. Sì, certo. Ancora il destro subito in apertura di Alessandro Duran, ancora il sinistro. Si stampa sul volto. Un richiamo verbale da ambedue i pugili da parte di Orlando. Vediamo che cosa farà la prossima scorrettezza in mare, che comunque fondamentalmente è un pugile scorretto. Forse lo fa spontaneamente. Sì, ma è un tipo di pugilato proprio sudafricano che porta a queste scorrettezze. Corto sinistro di Murray a segno. Ancora il sinistro, quest'altro sul guantone di Duran. Bravo Alessandro a schivare di misura il sinistro. Parzialmente. Sì. Ancora vuoto Murray. E che Alessandro deve rispondere a questi attacchi, sempre. Bravo il destro, molto bello di Alessandro Duran. Mi è sembrato un destro che è arrivato a segno in maniera precisa. Sì, sì. Ha vuoto questa volta Duran. Attacco telefonato, attenzione. Intervento ancora di Orlando. Siamo nel corso della sesta ripresa. Attenzione, quando carica in avanti Murray poi si rialza e
è problematico, ma è il destro incontro, ha piegato le ginocchia, destro incontro sì, di Alessandro, chiaramente si è visto di potenza notevole questa volta, Mare l'ha sentito questo, l'ha digerito ma l'ha sentito, ma si è visto un piegamento delle ginocchia, sì, perché Coco era bello secco, ancora reagisce un po' disordinatamente questa volta Murray, va vuoto di conseguenza, e Alessandro è lì estremamente lucido, due atleti ben preparati anche sul piano atletico, sì, come peraltro fu anche nel primo incontro. Questo mi sembra più veemente, più forte, più cattivo. Ha sicuramente qualcosa in più del primo incontro. Peraltro la sua determinazione la si poteva vedere anche durante gli inni, proprio uno sguardo che sicuramente Sarima non aveva. Murray ancora. Fortunatamente va a vuoto molto spesso. Sì, tenta di ipnotizzare Alessandro con questi suoi atteggiamenti. Con la Coscone, il sinistro l'incontro, il destro che arriva di striscio da parte di Murray. Sinistro segno. Il destro di Alessandro. Molto bello. Una risposta di Alessandro perfetta che. Perentoria ora sentita. Si abbassa. Ancora Ferrara si fa sentire. Bravissimo Alessandro, 1-2. Sinistro e il destro dritto, a segno. Colpi precisi, perfetti, arrivati a segno, in maniera chiara. Bravo Alessandro. A vuoto, siamo al termine della sesta ripresa. Una sesta ripresa che mi sento perlomeno di attribuire al nostro pugile, nonostante gli assalti di Murray, a quello è stato disposto. Sì, io direi una ripresa con una preferenza, se vogliamo. Pari con preferenza. È ripresa pari, esatto. Ovviamente. Perché Murray tiene il ritmo del combattimento per tutti e tre i minuti, e questo è da tenere conto. Sì, tuttavia non fa un passo indietro il nostro pugile. Intanto le telecamere di Tomassetti sono andate a scovare anche Chiabolotti. Ottimo un destro, eccolo bellissimo qua. Si è visto di Alessandro a segno sull'attacco di Mare. Ecco, vediamo, ecco, questo è il sinistro e il destro che va a segno, eccolo lì. Ancora il sinistro, meno, ancora il destro. Comunque fino a questo momento la cintura di campione del mondiale è più o meno saldamente ancora la cintura di Alessandro Duran. Un interrogativo nella quarta ripresa, occorre vedere come i giudici hanno saputo interpretare quel conteggio un pochino personale. Sì, i giudici probabilmente, quelli che hanno visto bene. Sì. Sinistro. Incassato peraltro, sì, molto bene. Ha fatto una grinza Alessandro. Bravo, il destro d'incontro sul guantone comunque di Murray. Ci ha guardato e fatto l'occhiolino Alessandro, segno che è tranquillo, però deve mantenere la sua concentrazione. Spietate il destro d'incontro. Sì, nel pomeriggio mi ha detto Nino, ogni tanto ti guarderò, dammi cosa vuoi dire, da qua non è che si possono dire molte cose. Ma sai, a volte basta uno sguardo. Darli fiducia, darli fiducia e basta. Ancora Orlando richiama verbalmente Murray, a vuoto. Ancora vuoto il sudafricano, riesce a venire via con buona scioltezza Alessandro Duran. Risposta di Alessandro a sinistro, seppur di striscio da parte di Murray. Dopo aver incassato due colpi di Murray, sì, però. Eh sì. Più alto quel sinistro Alessandro, come abbiamo detto, più alto. Deve partire da brevissima distanza del viso di Murray. Sinistro appoggiato da parte di Murray, ma anche il sinistro di Duran è dato segno, anche esso appoggiato. Sinistro pesante di Murray. Ma c'è stato anche il sinistro di incontro di Alessandro che è arrivato a segno. Sinistro sudafricano forse aveva un pochino più di spinta, anzi ancora da lontano questa volta comunque. Bravo il destro di Duran. O meglio, bravo Duran con il destro. Ancora il destro di Alessandro. Sull'avanzare di Murray ha colpito con il destro d'incontro Duran. Il pubblico ferrarese sente la difficoltà del proprio concittadino e si fa sentire molto fortunatamente. Fortunatamente i sinistri molto spesso di Alessandro di Varasegno fermano un attimo l'azione dell'irruente sudafricano. Con la testa di Murray.
Vediamo se si decide l'arbitro di chiamarlo. Niente, no. Questo è il preavviso. Il destro da lontano di Alessandro. Ha vuoto poi ambedue i pugili. Ancora vanno a vuoto, incontrandosi i colpi sinistra di Marra e destro di Duran. Esprime una grande energia il pugilo sudafricano. Sì, come se prima colpisce con l'intorno del guantone. A vuoto Marra e ancora il gomito. Gli ultimi 10 secondi. È sempre basso con la testa, Marra è pericolosissimo, riesce a fermarlo Alessandro. A vuoto ancora ambedue e termina. Una settima ripresa sicuramente la meno espressiva fino ad ora, su un piano di parità. Di parità ancora. Questa ripresa, come abbiamo detto, la, forse la meno combattuta. Quindi ci sono due pugili sul ring che stanno dando tutte le loro energie in maniera proprio appassionata. Sono due atleti che meritano veramente la vittoria, entrambi, perché esprimono il massimo, peraltro, il massimo delle loro peraltro condizioni. Occorre anche considerare la condizione psicologica. L'uno, Marray, vuole rifarsi della sconfitta, secondo lui, immeritata e ingiusta del combattimento di Sanremo. L'altro, Alessandro, vuol dimostrare proprio a Ferrara, nella sua città, di meritare con tutti i crismi la cintura di campione mondiale, per cui hanno delle motivazioni ambedue molto 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 grosse. E ancora uno sguardo di Alessandro Duran, deve continuare in questa sua e di tenere più alto il sinistro, come le ha fatto segno. Ottava ripresa, siamo nella fase discendente del match, in destra di Alessandro Duran. Non si deve chiudere, bravo Alessandro. È uscito dall'angolo, si è girato e colpito due mani in maniera non pesante ma precisa. E tra l'altro uscire dall'angolo e colpire è un sintomo di classe cristallina. Certo, Mare attacca moltissimo ma rischia molto spesso di cadere sugli incontri, sui colpi di incontro di Duran. Colpisce ancora la nuca, ma peraltro è Mare che quando va nel corpo a corpo si gira. Buono sinistro destro di Duran. A vuoto Alessandro. Pur vacillando, barcolando, sì, il pugile sudafricano attacca sempre con altrettanta forza. Era molto scorretta sia con il colpo e con la testa. Tenta di colpire basso per tentare di abbassare il sinistro di Alessandro Duran, gomitata. Ancora con l'avambraccio spinge. Oltre un richiamo. E qui c'è il richiamo per sì, eccolo qua. Ci vuole. C'è stata una gomitata. Un richiamo per la gomitata, sì. E questo, non fosse altro, pareggia il knockdown del fantasma della quarta ripresa. Il richiamo ufficiale nel corso dell'ottavo round, per cui ai danni di Gary Murray. Gli atleti in piena condizione fisica, atletica. Una serie di Murray, parzialmente segno, solo parzialmente segno. Buono il destro di Alessandro, il secondo è fuori misura. Hai notato che si è fermato un attimo male sul colpo di, di Alessandro. L'ha sentito, evidentemente. Ma al di là dell'aver sentito il colpo, non ha più quella energia fresca di scattare per rispondere immediatamente ai colpi che riceve. Peraltro il tempismo di Alessandro nello scaricare i colpi è eccellente. Ancora il destro in rientro da parte del campione mondiale. A vuoto, Marray. Alessandro ha anche il tempo di guardare qui. E il destro di Alessandro Duran. Sì, perché per cercare l'assenso da parte di Nino. E lì sa, si ricorda che cosa gli ha detto. Soprattutto di tenere il sinistro più alto, che invece lo abbassa e lo porta all'altezza della cintura. Comincia a sentirsi sicuro, evidentemente, Alessandro Duran, ma non può farlo contro un pugile come Gary Murray. Duro a morire, è uno scozzese, non dimentichiamo, anche se ha acquisito la cittadinanza sudafricana, per cui che non è poco, non è quello, è un connubio terribile. peccato, non è riuscito a fare un mezzo passo avanti Alessandro, si è trovato sguarnito di difesa. Murray, buono sinistro. Buono il sinistro, Murray è un momento sconcertato. Al di là dei colpi che sono andati a segno,
è stupendo il fatto che Alessandro ha dimostrato di portare 3-4 colpi di seguito. E vince nettamente questa ripresa di 2 punti il nostro pugile, uno per il, qui c'è parità e abbiamo questi 2 punti di vantaggio per Dura, per Alessandro. Eh sì. Destro telefonato da lontano da parte di Mara e apre l'ostilità in questa nona ripresa. Ancora i colpi di sbarramento di Alessandro Duran, molto bravo Alessandro, molto precisi i colpi di Alessandro. Mara è a segno in questo frangente, senza dubbio ha pareggiato ampiamente, sì, l'azione, il, sì, pugile sudafricano. Comunque, anche se i colpi di Alessandro erano molto più precisi, sì, più limpidi forse, sì. Chi te la volante? E a questo punto anche la potenza di Mare dovrebbe essere un tantino scemata. Destro di Mare. Vedete nel riquadro che Domassetti ci ripropone sempre la mamma Duran. Che è chiaro che come qui... gli diceva oggi, soffre di più per i figli che per il marito. Certo. Di Carlo aveva più fiducia, ha detto che di lui era certa, mentre di loro. E poi c'è il fatto di mamma che ha il sopravvento. I bimbi sono i bimbi. Va bene, andiamo avanti, cerchiamo di dolcizzare i pericoli di questo incontro. Ancora con il gomito, Mario ha esagerato. Vediamo se Alessandro riuscirà a continuare a combattere con la lucidità che distingue il combattimento fino adesso. Sono stupendi i sinistri di Alessandro quando non deve abbassare quel sinistro, come continua a dire Nino Benvenuti. A vuoto Murray. Let him out. Una ripresa in cui Alessandro non sta facendo troppo. Però rientra soltanto, manda destro di incontro. Molto bello il destro, ma non è sufficiente perché l'azione del Mari è stata un po' travolgente. Ancora segno, si è venuto l'altro pugile. Si è presentato aperto Murray, però Alessandro stava arretrando, non era in equilibrio tale da poter piazzare un colpo. Il suo avversario senza guardia praticamente. Alessandro, testata, attenzione. Sì, ottimi questi colpi, però il pericolo della testata. Destro di Alessandro, una testata che comunque Mara non voleva dare. In questo caso era assolutamente. Buono il destro di Alessandro, di incontro. Due bellissimi destri. Sì. Lui adesso ha preso il tempo. Parte un attimo prima con il destro, Alessandro riesce ad andare a segno. Siamo in chiusura del sinistro di Alessandro. Anche il destro reagisce Murray, ma il finale di ripresa è tutto pazzato. Una ripresa che ti devo dire, la consideravo una ripresa persa per Alessandro e qui è riuscito a pareggiarla. Ha avuto un buon finale di ripresa. Ascoltiamo l'angolo. Proviamo a sentire se questa volta riusciamo. Va bene così, vediamo, intravediamo soltanto Alessandro, c'è Becchetti, c'è Massimiliano, come sempre prodigo di consigli. Una ripresa in due fasi, la prima parte dove il Mari è riuscito ad andare a segno con dei colpi non molto belli, non molto precisi, ma in tanta quantità. Però alla fine Alessandro ha piazzato 3 bellissimi destri che gli sono valsi il, diciamo che del round. Gli ultimi 30 secondi sono stati tutti per Alessandro, ma tutti con un alto numero di colpi portati con lucidità e precisione, e siamo alla decima ripresa con la cintura di campione mondiale ancora saldamente legata alla vita di Alessandro Duran. In sinistro di Alessandro, a segno ancora in sinistro. Step back. Ancora incontro il nostro pugile, riesce a mandare poi a vuoto l'assalto di Murray, condotto in maniera non propriamente lucida. Si è scomposto un attimo Murray, che colpisce ora con un destro, ma niente di che.
a vuoto Murray. C'è stato un bellissimo spostamento di Alessandro sulla sinistra che ha mandato chiaramente a vuoto. Questo significa che è lucido. Ricordava benvenuti. Sì, sì, bene. Una, con grande piacere. Una battuta, Nino, qui stiamo soffrendo. Vorrei che potesse fare tutto il meglio di me. Bravo Alessandro, bel sinistro, segno. Sit back. È simpatica questa cosa, che colpisce e guarda verso la nostra postazione. Non mi era mai successo. Le faccio segno che sta andando bene, lui è felice, contento. L'importante è che mantenga alti i giri del suo motore, Alessandro Duran. Manda a vuoto Murray. Continua a combattere Alessandro, buono il sinistro che blocca lì sul posto Murray, ora con il sinistro a segno sofferzialmente bloccato il punto di destro di Alessandro Duran. Murray attacca soprattutto quando Alessandro è alle corde. Ora il destro di Alessandro non ha segno, è arrivato poi anche con la testa Alessandro Duran, questa volta sì, occorre dirlo, sullo slancio comunque si scontrano con le teste molto sì, ora si abbassa a sinistro di Alessandro che poi manda a vuoto la presunta Marico, cerca in tutti i modi di colpire con colpi larghi che non vanno a segno. Alessandro legge con opportuna scelta di tempo, poi rientra. Pare un tantino frastornato nello sguardo a meno Murray, destro e sinistro anche di Alessandro. Un'azione stupenda di Alessandro. E poi manda a vuoto l'avversario. Destro e sinistro e ha mandato a vuoto l'avversario. Devo dire che è stato un'azione tecnica di pregiato valore. Ora sanguina, c'è anche un taglio sulla fronte, nella parte destra della fronte Murray. I colpi di Alessandro hanno lasciato il segno. A vuoto ancora Murray, che finta, cerca di portare i colpi bassi per poi rientrare al volto. A vuoto soprattutto perché Alessandro è capace. Bravo il destro incontro di Duran. È sicurissimo Alessandro Duran, anche troppo. Alza quel sinistro. Stupenda ripresa. Grande ripresa di Alessandro Duran, si abbassa. Troppo. È una maschera di sangue Murray. Ancora il sinistro di Alessandro sul volto del sudafricano. Devo dire che il sinistro di Alessandro è adesso il destro. Stanno facendo la parte del leone. La decima ripresa per Alessandro Duran. Una decima ripresa che sicuramente Alessandro è riuscito a condurre su alti ritmi, sfruttando fino in fondo gli attacchi di Murray e rientrando con grandissima lucidità, ma ancora più grande determinazione e concretezza. Questo ha fatto sì che la bilancia dell'incontro cominci a volgere in maniera concreta dalla parte del nostro pugile, campione mondiale, che difende qui nella sua Ferrara il titolo iridato dei pesi welter verso un WBU. In questa ripresa Alessandro ha dimostrato di sapersi portare fuori misura e di rientrare con colpi precisi, colpi che forse non sono di grande potenza ma che hanno un grande significato ai fini del verdetto. Colpi precisi, colpi portati veramente molto molto bene. Ora Orlando invita i secondi di Murray a uscire e siamo alla undicesima ripresa e subito Duran in avanti, è lui che si trasforma in attaccante ora. Però deve controllare l'azione. Non sappiamo quanto gli convenga andare avanti. Il sinistro di Duran al segno. Sempre in avanti Murray, colpisce la corda, non ha trovato il volto di Duran, ha trovato la corda. E sentite ancora come i ferraresi tengano su il loro Alessandro. In pratica con il tifo lo fanno lievitare, lo tengono su. È una serata stupenda questa con un grosso pubblico e con un pugile che sta dando al suo pubblico, al pubblico di casa della sua città, una grande soddisfazione. Alessandro, a volta non Murray. Nella intervista prima dell'incontro fatta nelle spogliatoie che non siamo riusciti a mandare in onda, è chiaro, Alessandro lo stesso ha detto qui per la festa manca soltanto la fine dell'incontro. Sì, è sereno e tranquillo. Un ottimo sinistro di Alessandro portato da sopra, come deve fare. Sì, grande tempo, grande lucidità, ha una determinazione straordinaria. Ancora, ha una determinazione straordinaria.
spasmodica nello sguardo Alessandro. Da due riprese ha preso un ritmo che non aveva nelle riprese precedenti. A questo punto neanche un tiro riuscirebbe a smuovere Alessandro da ring e privarlo della cintura di campione. Ma non andiamo avanti, non procuriamo sinistra che soltanto di striscio a segno. No, togliti da qua Alessandro. Certo che Mari non accenna a molare, attacca anche se i suoi colpi non sono più così precisi. Beh, qui viene fuori tutta la sua essenza di scozzese. Due popoli che hanno incredibile nella determinazione, la loro arma principale, la loro caratteristica fondamentale. Alessandro Mobilissimo. Tu attenzione, ottimi suoi colpi, due fronti vicine ma senza urto. Sinistro è ancora questo avambraccio gomito di Murray sul volto di Duran. A vuoto platealmente, deve fare così Alessandro, deve cominciare ad andare via. Freschissimo Alessandro riesce ad evitare i colpi e da rientrare. Deve stare attento, deve andare via, adesso è inutile mettersi a fare, come si suol dire, a cazzotti. Grande Alessandro. Grande Alessandro Duran. Veramente una lezione di tecnica. Una ripresa. Undicesima ripresa. Dopo una stanchezza come quella di 33 minuti di questo ritmo, è riuscito a fare 4-5 schivate su colpi decisamente portati con grossa potenza da parte di Mario. Si è caricato comunque a pallettoni in questo momento Alessandro Duran e crediamo che senta la vittoria a portata di mano, senta quanto la sua gente voglia questo e soprattutto senta quanto l'Italia vuole questo titolo. Il pugile sudafricano bisogna tenerlo in grande considerazione. Vediamo la serie di schivate di Alessandro. E questa è la terza, la quarta e poi lega. E ha continuato. È la dodicesima. Tempestivo Tomassetti a riproporci le immagini dell'esterna 5 milanese. E siamo alla dodicesima e ultima ripresa. 1-2. Sinistro dentro di Duran, segna. Sono stati colpi di Alessandro andare a segno. Una leggerissima escoriazione all'occhio, al sopracciglio sinistro Alessandro Duran. Ottimo destro di Alessandro Duran. E poi lega e va bene così. Il sinistro che riesce all'ultimo momento a mandare fuori traiettoria Duran. E Alessandro si è fatto anche più aggressivo. Destro di proprio. Grandissimo destro. Adesso io cerco un caviglio, se Alessandro abbinasse la sua tecnica straordinaria a un tantino di potenza in più. Certamente, ma questo è di mano natura. Certo, perché ha messo dentro le colpi d'incontro di una bellezza incredibile. Però abbiamo visto proprio da parte di Alessandro dei colpi talmente puliti, talmente belli, che sono da ricordare. Sì, e poi in questo caso occorre anche sottolineare la resistenza di Murray. Ecco, questo è quello che deve fare il campione. Bravo, nei confronti Alessandro. Di un avversario che ha cercato. Grandissimo Duran, reagisce con la forza della disperazione Murray, ma ormai sente che mai potrà riuscire a riconquistare la sua corona. Ora l'ho limitata, Orlando richiama poco male con decisione il sudafricano destro di prima chitto da parte di Duran. Stupendo. Finisce in crescendo Duran. Sta dando spettacolo Alessandro, il suo pubblico che lo ha applaudito e sorretto. Sinistro di Murray. Tutto il round. Una prova di tifo da parte di Ferrara che è da sottolineare. Destro di chiaramente destro tempestivo e potente. Ecco lì Duran finisce come avremmo desiderato. In scioltezza colpisce il nostro pugile a vuoto. Scambio di colpi. Ma Mario a vuoto. Alessandro ha una padronanza.
è sconfitto, è sconfitto dallo sguardo. Questa sera Alessandro ha fatto il più bello incontro della sua carriera fino a questo punto. Vediamo addirittura Branco in piedi, ha dimostrato di saperci fare, la sua poca potenza l'ha seguita con una quantità di colpi e con la precisione. Eh sì, ancora il destro, la parte di Marray, ma ormai non conta più. Gli ultimi 10 secondi del combattimento, è finito l'incontro e Alessandro vuole ancora dimostrare che a vuoto. Ottimo, e termina l'incontro, termina l'incontro. Una ultima ripresa per Alessandro Duran e a questo punto il titolo è suo. Alessandro Duran conserva il suo titolo mondiale senza ombra di dubbio, e lo diciamo senza neppure attendere il verdetto dei giudici, che ci si augura. Ora Marray va a rendere omaggio all'avversario, cosa che non fece a Sanremo quando fu squalificato. Non può non riconoscere di essere stato battuto, perché Alessandro questa sera ha dimostrato delle cose che io non gli conoscevo prima di oggi. Ha portato dei colpi con intensità, con velocità, un grande numero. Tre punti, ecco, se non quattro per noi sono tre punti Duri, che sono, sì, ma io considero anche dare il knockdown nel punteggio. Sì, ma d'accordo, l'arbitro, ecco, lo ha visto, ecco, per cui comunque sono tre punti che è il minimo indispensabile. E probabilmente siamo anche un po' troppo esigenti con il nostro pugile, che soprattutto a partire da ottava ripresa ha dimostrato una superiorità straordinaria nei confronti del suo avversario. Devo dire che è stato uno dei più belli, forse il più bello incontro che ho visto fare da Alessandro questa sera, che è riuscito a bloccare le azioni irruenti del pugile sudafricano, che se lo avesse lasciato certamente lo avrebbe messo a mal partito, perché adesso la potenza del sudafricano è notevole. Ora attendiamo con un tantino di curiosità quello che i giudici avranno stabilito nel computo del punteggio. È portato in trionfo dai suoi secondi Alessandro Duran, ma devo dire che siamo un tantino curiosi di sentire il responso dei tre giudici. Ricordiamo, lo statunitense Mark Streisand, il tedesco Arthur Ellenson e il danese Torben Hansen. Anche perché il ring non è omologato per 300 persone, ma solo per 3. E siamo sì, c'è il supervisore, sta pregandosi di sgombrare il ring da un po' troppa gente, proprio per poter dare con una certa forma di regolarità il verdetto. Verdetto che non viene infatti ancora dato, proprio per avere una regolarità superiore. Certo che Alessandro di energia ha dimostrato di averne ancora, essendosi accollato il Mari sulle spalle e portato in giro per il ring. Certo. Dopo 12 riprese, credetemi, non sono cose molto facili da fare. Bravo Alessandro. Proviamo finalmente ad avere il verdetto ufficiale. Prima di chiudere, intanto c'è anche lo storico Maccarello in primo piano, qui è Gelli che ha combattuto nel sottoclù, presenti anche, come detto, i fratelli Branco. Non capisco la lunghezza. Ecco, giudice Ellenson 117-110 7 punti. 117 l'abbiamo preso, sì. 10 è potato. 15-112 3 punti. Giudice Ellenson 116-112 4 punti. E conserva il titolo. Infatti 3 e 4 punti sono i punti giusti, esatto, per la vittoria comunque netta, netta per il nostro Alessandro Duran, che si conferma campione del mondo della, ecco, sua categoria di non, sì, non riusciamo a intervistare Alessandro Duran, che comunque lasciamo al trionfo con la sua gente. Allora, con queste immagini di Alessandro Duran trionfante, un Alessandro Duran che ha conservato nella sua Ferrara
il titolo di campione del mondo. Alessandro, vieni che riusciamo a sentire la tua voce. Soltanto una battuta, Alessandro, siamo in chiusura. Sì, una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione, un buon match, un grandissimo pubblico come da tempo non si vedeva in Italia. Sono contento e coronato il sogno della mia vita. Adesso punto più in alto, spero un giorno di poter unificare, cominciare l'unificazione dei titoli. Bene, direi che è tutto, dobbiamo chiudere, sì, grazie. Te lo sei meritato. Complimenti Alessandro, meritatissimo, dice Nino Benvenuti il titolo. Grazie a voi per averci seguito, con Alessandro Dura Mondiale è tutto. Da Ferrara, grazie per l'ascolto, di tutti la più cordiale, buonanotte. Hai tenuto bene questa sera, l'hai tenuto più su, la prima parte con me. Dopo la tua vita lo hai abbassato.